Day. Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisco sul secondo tempo dell'incontro di calcio Melito Futsal Borgo Grecanico. Risultato del primo tempo 0-1, l'unico gol è stato messo a segno da Nucera al 15° del primo tempo. Appunto, accanto a me Ivano Verducci, che ci descrive l'azione del gol. Sì, buonasera a tutti i telespettatori, anche coloro i quali poi seguiranno magari attraverso internet o il web in genere. Il primo gol, il primo ed unico gol fino ad ora di questo incontro, è stato segnato da Nucera. È stato un eurogol, si potrebbe anche dire, se non proprio un eurogol, un gol veramente di ottima fattura, un tiro a volo dal limite dell'area. Forse c'è un piccolo errore di Ida, che magari si è fatto trovare un po' più avanti rispetto alla linea di porta e quindi è stato fregato in questo. Diciamo che il Borgo Grecanico ha comunque meritato questo vantaggio, anche perché secondo me il futsal è un po', come si suol dire, sfilacciato a centrocampo. Ha avuto qualche occasione, forse due occasioni per poter pareggiare, però fino ad ora il risultato è questo. Vedremo questo secondo tempo, sicuramente ci sarà da divertirsi. Ecco a te, Domenico. La risposta dei padroni di casa c'è stata con almeno due occasioni da rete. Sì, sono state due le occasioni da rete create dal Futsal Melito. In una è stato davvero bravo il portiere Liuzzo del Borgo Grecanico, che ha fatto una parata davvero in ottimo stile. In un'altra occasione forse c'è l'errore di, mi pare, Zaccone, che ha tentato un pallonetto, ma poteva sicuramente concludere meglio evitando quella giocata, e quindi secondo me fino ad ora giusto il risultato. L'argomento del giorno è l'arbitro ragazzino, 15 anni, se la sta cavando bene. Sì, veramente è davvero bravo, è il signor Macrina. Macrina di Reggio Calabria, forse non è nemmeno maggiorenne, però è davvero, non si sta facendo prendere nemmeno dall'emozione, perché questo, diciamolo, è un incontro importante, è il derby di Melito, anche se noi di Melito, diciamo, mi metto anch'io, siamo abituati magari ad altri palcoscenici, però il derby è sempre derby, anche se è in seconda categoria. Ora c'è un ottimo punizione che potrebbe, vediamo fin quando andranno a battere, dirò qualcosa io, al limite dell'area, mi pare Zaccone che è a terra, ci sarà un calcio di punizione proprio appena fuori dall'area, all'angolo sinistro dell'area piccola, dell'area non dell'area piccola. Si sta posizionando la palla, si avvicina il capitano e direi anche l'esperto Candido, che ha giocato in categorie superiori. Ecco a te, Domenico. Solito schema, grappolo di uomini in aria, una barriera piuttosto nutrita, l'arbitro si posiziona in una porzione di campo da cui può controllare bene ogni movimento. Parte il tiro cross e pareggio. Arriva il pareggio. La parola a Ivano. Sì, mi pare sia stato Zaccone, difficilissimo segnare da quella posizione, non vorrei dire, ma forse c'è l'errore della barriera, la posizione da rivedere, la posizione del portiere, forse di Liuzzo, dei portieri, sì, di entrambi i portieri. Oggi forse hanno sbagliato qualcosa, forse, io dico sempre così, senza nulla togliere al bomber Zaccone, che non è nuova impresa del genere.
Sì, non è la prima volta che mette dentro queste punizioni, lo ha fatto se non sbaglio anche la scorsa settimana, non per nulla diciamo è molto richiesto in questa categoria e anche nelle categorie superiori. 1-1 dunque, ritorna la perfetta parità nel derby, anzi una stracittadina tra Borgo Crecanico, anzi tra Futsal Melito e Borgo Crecanico. Le stracittadine comunque sfuggono ad ogni pronostico. Sì, sicuramente sfuggono ad ogni pronostico. Io a qualche amico anche scherzando avevo detto che prevedo tanti gol, anche perché le squadre promettono bene. Speriamo di vederli, ne abbiamo visto soltanto uno nel primo tempo, ora nel secondo magari ci sarà la stanchezza che influirà, vedremo un po', si sta un po', speriamo che non si cattivisca l'incontro, ma fino ad ora devo fare anche i complimenti alle due squadre, hanno anche aiutato l'arbitro che e comunque si fa rispettare. Bisogna anche dire, Domenico, parliamo un po' in generale dei vari derby, no? Noi eravamo abituati a vedere, che ne so, partite anche di eccellenza, i nostri derby erano quelli, i derby di Melito, quelli con il Locri oppure con il Siderno, ecco, questi noi li consideravamo un tempo derby, oppure quella con il Bagaladi, come mai dimenticare i derby con il Bagaladi. Vorrei anche chiedere a te, intanto attacca, attenzione, il Borgo Crecanico e direttamente da fuori respinge il portiere, era Focà al tiro, ora c'è, a proposito di Bagaladi, Sgro. Niente, possiamo continuare con il dire, eravamo abituati diciamo ad altri derby. Volevo chiedere a te, tu come la vedi il discorso di sì, siamo in seconda categoria, Melito secondo me merita di più, forse, attenzione, ora Favasuli, niente, cerca di fare, di strafare e quindi perde l'occasione, si ricomincia. E come la vedi tu il fatto che avere due squadre in seconda categoria a Melito, si potrebbe fare una e ambire a posizioni, a categorie più importanti? Beh, i precedenti ci dicono l'esatto contrario, nel senso che tante volte è stata fatta la fusione ma i risultati non sono arrivati, anzi ultimamente si è fatta una grossa fusione tra due squadre, entrambe della Valle del Tuccio, sì, chiamate appunto Valle Crecanica, stiamo parlando di Bagaladi San Lorenzo, Vallata Bagaladi San Lorenzo e Melitese. Purtroppo dopo due anni di Serie D è finita nel modo che tutti sanno. Sì, è vero, anche questo è vero, ma quelle sono forse categorie diciamo che alle quali ora non si può ambire. Attenzione, l'attacco del Borgo, la respinta da parte Coielo. I gialli del Borgo continuano ad attaccare. Ha sprombattuto il Sgro. E guadagnano un calcio d'angolo, l'autore della rete va a battere questo calcio d'angolo sulla sinistra, sono quattro in attacco da parte del Borgo, la respinta del portiere e forse la palla viene toccata, si protesta ma l'arbitro ha segnato il calcio d'angolo, quindi l'ultimo tocco è del portiere Ida. Fortunato Ida, se non sbaglio è il figlio del presidente, no, forse il calcio d'angolo è Ielo del Borgo, non riesce ad arrivare Focà ed ecco la palla è preda quindi di Ida. Mi sembra, Ivano, che nel secondo tempo si stia giocando
Ah, veramente, come dici tu, ha sprombattuto. Sì, sì, si gioca a viso aperto. Diciamolo che lo possiamo ben dire, si è un po' ravvivata la partita. Nel primo tempo le squadre si sono forse, cioè si temevano. Attenzione, bellissimo il tiro, fuori di poco. Era Zaccone ancora. Nicolò Carroci direbbe quasi gol, illusione ottica del gol, ma il merito c'è. Da questa parte si vede che si è visto proprio sfiorare il palo, il tiro di Zaccone. Intanto c'è la prima sostituzione, proprio qui davanti alla postazione entra con il numero 16 Wahid. Va a posizionarsi al centro del campo. Ti dicevo che secondo quanto ho visto io nel primo tempo il centrocampo della Futsal non voglio dire che non ha funzionato molto, però non mi è piaciuto. Ora vediamo se questa, attenzione a un altro fallo al centrocampo contro il capitano, batte veloce Calabrò, palla lunga ancora per Zaccone e mette in rete Zaccone il 2 a 1. Errore della difesa, chiaramente. Volevo solo ricordarti anche un'altra cosa: nel derby di andata a Domenico era successo il contrario, vediamo ora come andrà a finire, però era passato prima in vantaggio il Melito e poi il Borgo aveva ribaltato la partita. Ora si sta facendo buio per il Borgo. Sei stato un facile profeta quando hai intravisto un secondo tempo veramente champagne, come si dice, con le bollicine. Sì, non si prevedeva quello già quando entravano in campo. Sicuramente negli spogliatoi avranno discusso, avranno capito che era l'ora di affondare i colpi, chiamiamoli così, perché si stanno dando da fare. Il Futsal Melito ha cambiato davvero volto a questo punto, non perché ha segnato i due gol, ma Zaccone è davvero non riescono a fermarlo. Il Borgo ora in difficoltà. Centrocampo, attenzione al Tripodi, va sulla sinistra, Pizzi lo insegue, forse è fallo, l'arbitro non fischia, l'arbitro, due palloni in campo addirittura, attenzione a non innervosire l'incontro, due palloni in campo, vediamo un po', si sta incattivendo l'incontro, non è giusto, cos'è successo? Da notare come rimanga serafico e tranquillo l'arbitro, come un veterano dei campi di gioco. Sì, veramente, Domenico, segniamoci questo nome di questo ragazzo che comunque non si lascia prendere la mano, non è tranquillo, non innervosisce l'incontro, ed è forse questo anche importante. Ora vediamo, parla con i capitani delle due squadre, anzi soltanto con il capitano del Borgo, che è giustamente due palloni in campo, Martino. La forza del dialogo che sposta le montagne. Esatto, esatto, ed è davvero incredibile vederlo fare da un sedicenne. Attenzione, ora il Futsal in attacco, fermato dalla difesa del russo Giuseppe. Si diceva di Vincenzino Zaccone, 4 gol, 2 domenica e 2 oggi, ma è un cliente da prendere con le molle. Nel primo tempo è stato servito poco e male, sì. Guardato a vista anche da un Rottweiler e da un Pitbull. Nella ripresa invece ha trovato il passo giusto. Sì, ecco, attenzione, ora intanto commentiamo questo attacco di Tripodi in aria e si salva la difesa del Futsal in qualche modo. Sì, Zaccone, il problema forse nel primo tempo è che non è stato servito a dovere, anche se ha avuto la palla per portare la sua squadra in vantaggio,
calcio d'angolo, ancora un calcio d'angolo battuto direttamente in porta dall'autore del prima segnatura, cioè Nucera del Borgo. E, diciamo, non è stato servito bene, perché il primo tempo niente, continua. Sì, un'altra occasione, attenzione a Ielo, ora dall'altra parte, calcio d'angolo in tre in aria, la palla lì che ballonzola, si può dire, proprio sull'area piccola del portiere, ma non riesce nessuno dei gialli a metterla dentro. Contrattacco, si viene fermato ora Zaccone, che sta davvero dando l'anima. Non pago il risultato, è alla ricerca della tripletta, semina spesso e volentieri il panico nelle retrovie locali. Sì, stiamo parlando quasi soltanto di lui, ma bisogna anche vedere, eccolo, Pansera viene fermato, irregolarmente pensano dalla panchina del futsal, ma l'arbitro lascia proseguire, e ancora ora viene fermato questo attacco a centrocampo da Ielo, è pronto a battere qui sotto la nostra postazione Parisi è uno dei due gioiellini, ecco, che sono stati portati direttamente dal mister Scordo, direttamente da Condofuria assieme a Favasuli. Questa, eccolo qua Parisi sulla linea del fallo laterale, l'arbitro concede un fallo laterale a favore del Borgo, ed è il Errigo, ex Melitese, bello il lancio che favorisce Focà, entra in aria, forse affrontato, riesce a seminare, sbaglia clamorosamente, o forse viene deviato in calcio d'angolo. Sono già due grosse occasioni capitate, quindi questa è la risposta da parte del Borgo. Sì, il Borgo ha cominciato a macinare. Quanti minuti sono passati? Ora, dopo 15 minuti dal secondo tempo, anzi siamo già al sedicesimo, sono 5 minuti che comunque il Borgo continua a farsi vivo nell'area di Ida. Vediamo, sai, ci sono delle televisioni nazionali che fanno spesso vedere quelle cose tipo le gufate, io prevedo qualche altro gol domenico. Intanto i minuti scorrono, 16 nel secondo tempo, sempre 2-1, e il ribaltone è stato servito su un piatto d'argento con guanti e livrea. Esattamente, maestro, tu hai sempre delle parole. Attenzione, palla dentro, e non arriva a impattare Tripodi, che continua a mantenere la palla, sono in tre addirittura, viene però, gli viene rubata la palla al centro del campo il capitano. Attenzione a questi tocchi, eccolo il nostro bomber, esce direttamente Liuzzo. Possiamo dire l'enfant prodigio del calcio locale, se non il golden boy. Esatto, sì, Domenico. C'è intanto Ielo, mi pare, a terra. No, non è Ielo. No, è sempre a terra Tripodi. Ha avuto qualcosa, addirittura si tiene lo stomaco. Intanto si prepara Cormaci ad una sostituzione. Sta per entrare Bertone, vediamo al posto di chi. Bertone non ha ancora compiuto 18 anni e quindi è un altro dei giovani promettenti, vediamo cosa riuscirà a portare ai canarini. Intanto si è alzato Tripodi. La sostituzione, entra in campo al posto di Tripodi. Questo è il momento del pit stop e quindi entrano in gioco le gomme, è il momento dei Firestone, Bridgestone,
Pirelli, Dunlop. Sì, Domenico, esatto. Guarda che usi dei termini veramente proprio appropriati. Attenzione al limite dell'area, Parisi cincischia un po', diciamo la verità. Riparte il Borgo, palla lunga per il nuovo entrato, giustamente ha rinforzato l'attacco Cormaci, Russo per Focà. Eccolo Bertone, si fa vedere, attenzione in fuorigioco, si ferma Focà, aspetta, ed ecco il capitano del futsal, con tutta la maestria e la sua arte di veterano, cerca di... Sì, era stato squalificato, mi hai ricordato bene, per qualche problema, diciamo, non si era assunto lui delle responsabilità, ma era stato chiamato in causa per queste regole che forse sono un po' assurde. Ma attenzione a Bertone che combatte e si può dire alla meglio con Pizzi, che lo ferma in calcio d'angolo, va l'autore del gol, sempre l'autore del gol batte il calcio d'angolo. Siamo al vertice sinistro, no, c'è un fischio, è da ribattere il calcio d'angolo. Dicevamo che Cormaci sta tentando la carta Bertone, la carta del giovane attaccante. A questo punto è anche abbastanza portato fisicamente, lo si vede svettare in area, è uno dei più alti, e qui non prende il pallone il portiere, viene deviato in calcio d'angolo da un suo compagno di difesa. Sembra l'assedio di Forte Alamo. Ancora è presto forse per l'assedio, però ci siamo quasi, ancora calcio d'angolo. Se ci mettevamo a contare i calcio d'angolo fino ad ora del Borgo, sono tanti. Certe volte giocavamo da piccoli a vedere le partite quando finivano 0-0, quanti erano i calcio angoli, sono tanti oggi quelli del Borgo. Attenzione, l'uscita ancora a vuoto del portiere, ma la palla è lì, viene ricacciata fuori dal capitano, da Candito, rimane a terra Ida, e quindi ora si riprenderà tra poco, devono entrare cioè dalla panchina, ecco, qualche massaggiatore, vediamo, arriva subito, forse la risposta del Borgo c'è, perché da qualche minuto ha preso d'assalto la porta difesa da Fortunato Ida. Purtroppo sappiamo bene, nel gioco del calcio se non metti il pallone dentro hai voglia. Esatto, diciamo sì che in questi ultimi 10 minuti il Borgo attacca a testa bassa, potrebbe trovare la via del gol. Vediamo se dalla panchina della futsal ci sono novità, ma sembra, bisogna anche vedere mentalmente come stanno alcuni giocatori, perché non c'è solo la stanchezza che influisce, ma potrebbe essere anche importante avere qualcuno veloce in attacco. Zaccone c'è, però potrebbe servire anche un altro per il contropiede. Da parte del Borgo invece si è visto, ecco, questo cambio di... Mancano circa... Bertone. Bravissimo a liberarsi, tiro parato. Si è liberato benissimo, è stato bravissimo a liberarsi in aria, poi ha colpito però troppo lievemente la palla, e quindi non è stato difficile per il portiere intervenire. Anche se il tiro era abbastanza angolato. Sì, era abbastanza angolato, magari avrebbe potuto cercare l'altro angolo. Attenzione al contrattacco di Zaccone contro Ielo. Palla in calcio d'angolo.
comunque mancano circa 25 minuti alla fine del match, c'è tutto il tempo per rimediare. Sicuramente c'è tutto il tempo per rimediare. Ricordiamo il risultato per ora: 2-1 per il Futsal Melito. Il Futsal Melito che era andato in svantaggio, e poi una doppia, era andato in vantaggio il Borgo con l'autore della rete Nucera, poi due gol di Zaccone, palla spazzata in avanti come ai vecchi tempi, arriva direttamente tra le braccia di Liuzzo il Borgo, ecco Ielo al portiere, direttamente Liuzzo, l'autore del gol Nucera. Centrocampo si combatte, un piccolo calcetto, rimane a terra Pizzi e serve l'intervento della panchina. Quanto ha influito l'ingresso di Wade sul piano tattico? Sì, si è visto che Wade diciamo ha dato al Futsal quel di più che non ha avuto nel primo tempo a centrocampo. Non so come mai è stato tenuto in panchina nel primo tempo, ma sicuramente sono decisioni, voglio dire, che ogni allenatore prende, magari non si è allenato oppure ha visto che vi era qualche problema, però la squadra, diciamolo, si è aggiustata, viene restituita molto. Sono veramente, bisogna fare nuovamente i complimenti alle due squadre che si stanno affrontando sia a viso aperto ma anche rispettandosi a vicenda. Spesso quando la palla viene messa fuori per far entrare il massaggiatore viene restituita giustamente con molto fair play. Attenzione all'attacco del Borgo, viene tenuto ed ecco Focà che, mamma mia, l'azione da gol del Borgo, fa saltare il tappo della valvola mitralica, un sacco di emozioni. Esatto, ancora eccoli in attacco, il cross fuori dall'area, bellissima la rovesciata, attenzione, fuori gioco di Focà. Ecco, a questo punto possiamo dirlo che forse il Borgo merita la segnatura. Davvero sfortunato. Sì, davvero sfortunato. Ed è Focà che sta facendo la sua grande parte in attacco. È un buon giocatore d'aria, uno di quei giocatori alla tipo, fisicamente intendo, poi alla Inzaghi, ecco, che riesce a buttarsi su tutte le palle senza paura, perché comunque la difesa non vuole uscire addirittura. C'è stata la sostituzione, ancora la palla in attacco, Zaccone viene fermato però dal russo Giuseppe, ecco Ielo, il Borgo mantiene la palla, gli dà Angelo, fallo laterale, Parisi a battere, cerca Favasuli, Nucera non viene fermato da Candido, attenzione, Nucera può sventagliare ma si prende un fallo sulla tre quarti e ammonizione, ammonito Pizzi. Possiamo anche dire una nota, visto che anche il gioco è fermo, anche queste due maglie, Domenico, assomigliano molto al Brasile e quella della Croazia. Esatto. Intanto siamo giunti al 28esimo minuto del secondo tempo, Melito 2, Borgo Greganico 1, apre le marcature Nucera al 15esimo del primo tempo, pareggio in apertura della ripresa con Zaccone,
lo stesso Zaccone raddoppia al 24esimo. Il Borgo le ha tentate tutte, ma non ha avuto la fortuna. Ancora non è finita e qui sicuramente si giocherà fino al 45esimo, anche bisogna vedere i minuti di recupero, non si daranno per vinti. In questi tempi gli allenamenti fanno sì che i giocatori di entrambe le squadre, sicuramente del Melito e del Borgo, abbiano tutti e 90 i minuti sulle gambe. Vediamo Favasuli, libera di nuovo Zaccone, in qualche modo viene fermato. Ielo cerca e trova a centrocampo l'autore della rete, Focà. Il migliore del Borgo forse fino ad ora è Focà, anche se Nucera ha fatto un Eurogol, però mi sta piacendo Focà. Lancio lungo e Favasuli per poco non ne approfitta, ma viene fermato dalla difesa. Ed ecco che c'è la sostituzione dal Melito. Sta per entrare in campo il veterano Peppe Laganà. Intanto c'è un giocatore a terra, accorrono un po' tutti, allenatore, massaggiatore, c'è anche il leggendario Domenico Tripodi che si ricicla, ora presidente, ora allenatore, ora general manager, insomma un personaggio mitico. Eh sì, intanto si perde un po' di tempo qui su questo fallo che si è andato a prendere Favasuli, è stato portato fuori dal terreno di gioco per poter essere curato. È pronto Laganà e va a rinforzare la difesa, sono quelle cose che succedono quando si vince. Ecco Laganà con il numero 15. Si gioca l'ultimo quarto d'ora al Cardio Palma. Sì, siamo arrivati proprio esattamente all'ultimo quarto d'ora, si recupererà sicuramente qualcosa, è uscito Pansera, Bruno Pansera, un altro dei giovani promettenti che ha calcato palcoscenici importanti. Si riprende con Candito che cerca di tenere in campo il pallone, non riesce, comincia quindi con una rimessa laterale il Borgo ed è il numero 89 Russo Nucera, la palla sull'out destro in aria, eccolo il primo colpo di testa di Laganà a spazzare, però la palla arriva sempre dal numero 89 e niente, non riescono a tenere la palla in campo i giocatori di mister Cormaci, che chiamano a velocizzare il gioco, intervengono spesso nei confronti dell'arbitro. Attenzione, si è fatto male qui a un brutto colpo a Favasuli, un brutto colpo direttamente in faccia a Favasuli, sicuramente non è una cosa voluta, ma si è potuto veramente far male. Intanto viene subito soccorso anche dalla panchina del Borgo, il fair play, si stanno veramente comportando bene le due squadre sotto questo aspetto. Non vorrei essere un gufo come si suol dire, ma il Bontonne, il fair play e il Galateo comunque fanno parte diciamo così dello statuto e del regolamento della PGC. Esatto, e poi dobbiamo anche capire che un derby è comunque sempre una partita di calcio, non è che perché ha un'importanza poi vitale, è sempre una partita di calcio, quindi bisogna comportarsi così, anche perché oggi il pubblico è un pubblico con un buon numero di persone, la gente guarda, la gente vede,
ed è interessata anche a questo, ecco, a questi atti di civiltà. Bisogna essere persone ormai adulte e vaccinate e cercare di non eccedere nelle proteste. Si gioca in un pomeriggio soleggiato, quindi niente soffioni siberiani. Attenzione, il Borgo è pronto, Nucera, e forse è rigore per il Borgo, se lo procura sempre Focà o Nucera, si procurano il calcio di rigore. Va a battere il rigorista Iamonte. Calcio di rigore dunque per il Borgo Grecanico, sulla linea di battuta c'è Iamonte, momento topico molto importante, Iamonte contro Ida. Preve in corsa, tiro, rete, ha pareggiato il Borgo. È andato ad esultare davanti alla nostra telecamera, un gol molto, molto importante perché consente al Borgo di pareggiare. Lo ha spiazzato completamente, un rigore da vero specialista, da manuale. Sì, lo avevamo detto che il Borgo era pronto a segnare, si vedeva, attaccava senza alcun problema. E sì, siamo sul 2-2, ancora ci sarà da divertirsi. Una partita veramente, almeno per quanto riguarda la seconda frazione di gioco, veramente entusiasmante, affascinante. Un bellissimo derby, una bellissima partita, non si vedono spesso questi incontri. Domenico, questa so che tu stai per scrivere un libro sul calcio melitese, questo incontro secondo me può fare la storia anche un domani, naturalmente questa no, è il presente, però nel futuro questo incontro potrà essere ricordato come uno dei più avvincenti. Ora mancano 10 minuti, si infiamma un po' l'incontro, speriamo che non saltino i nervi a qualcuno, che possa mantenere la calma. Fino ad ora sono stati davvero eccezionali entrambe le squadre. La difesa a 4 del Borgo, con Ielo che guarda a vista Ida, Angelo Ida che si accentra un po'. Vediamo che è pronto a battere, sventagliata verso Zaccone, ancora fallo laterale per il Futsal Melito. Dentro l'area c'è Favasuli, si gioca dall'altra parte, la palla va in fallo laterale e riparte il Borgo. È arrivato intanto il secondo cartellino cosiddetto di sbarramento, come hai detto tu il nervosismo affiora qua e là, e allora l'arbitro ragazzino ha combinato un paio di cartellini per tentare di calmare un po' le acque. Sì, guarda, purtroppo io ancora non li ho scritti, però mi pare che sono 2 i cartellini, quindi nemmeno tanti. Se ne vede, attenzione, Favasuli entra in aria, tira un tiro cross, la palla però viene fatta, attenzione, dentro l'aria, Zaccone si libera destro sinistro, da fuori aria Candito e blocca il portiere, il tiro è stato non è stato smorzato, ecco, e quindi è arrivato lento lento tra le braccia
del portiere del Borgo, Liuzzo. Si combatte a centrocampo, Iamonte, l'autore del 2-2. Sta disputando una buona partita Iamonte, uno dei più attivi in questo secondo tempo. Sì, in questo secondo tempo Iamonte si sta facendo vedere, non perché ha segnato il gol del 2-2, ma è stato importante a centrocampo. Diciamo che il Borgo nel primo e nel secondo tempo ha mantenuto sempre lo stesso assetto, non erano sfilacciati come lo erano nel primo tempo i giocatori del futsal, che forse giocavano troppo difesa e attacco con la palla, difesa e attacco spesso, quindi non erano coadiuvati dal centrocampo. Intanto c'è una sostituzione, ora esce, mi posso permettere di dirlo, il migliore in campo, sempre secondo me, che poi non è che sia io un grande esperto di calcio forse, però secondo me è il migliore da parte del Borgo, il numero 9 Focà, che comunque dà sempre l'anima in ogni partita e merita questa classifica. La vogliamo ricordare, la classifica del campionato di seconda categoria, la Fortitudo ha 35 punti, Ludos Vecchia Miniera ne ha 33, poi ecco il Borgo Greganico terzo in classifica ne ha 27, a 21 c'è il Lazzaro. Attenzione, fallo, intanto possiamo continuare, quarto è il Lazzaro a 21 punti, una sorpresa perché l'anno scorso assieme al Borgo erano comunque nelle zone basse. Poi c'è il Polistena con 20, Futsal Melito ne ha 17 con un punto in meno, poi la Nuova San Ferdinando, intanto prova ancora sull'out di destra con Martino fermato, Zaccone si libera di un avversario ma non, anzi recupera palla, attenzione, solo Favasuli al centro, lo serve male e interviene Liuzzo, e qui il futsal meritava. Si sono scontrati due giocatori del Borgo Greganico e hanno fatto fallire a Favasuli, incredibile ma vero. Esatto, l'errore dei difensori del Borgo fa sfumare un'occasionissima al futsal. Si vedeva che doveva essere servito Favasuli, Zaccone lo ha fatto magistralmente, si può dire, ma poi forse Favasuli non si aspettava questo errore dei difensori del Borgo, ma la sorte ha voluto che l'errore invece di favorirlo lo ha sfavorito. Con quell'errore hanno carpito il pallone che stava per spiovere sui piedi di Favasuli. Esattamente, occasionissima sfumata, ormai quanti minuti mancano? Ancora siamo a 5 minuti dalla fine, bene o male, anzi di meno, 4, però ci sarà qualche minuto di recupero, ma possiamo ben dire che non si stanno accontentando del pari. Vediamo, continuiamo a vedere, attenzione all'attacco del Borgo, il nuovo entrato riceve palla e poi non riesce a stopparla, Nucera, comunque sta correndo Nucera tantissimo, hanno una preparazione atletica buona entrambe le squadre, intanto è a terra Candito, il capitano è a terra preda di crampi, attenzione che ha corso molto ma è rimasto anche diciamo per qualche settimana con gli allenamenti ridotti e quindi sì, ma forse spero di sbagliare, non vorrei che si trattasse di qualcosa di serio, e a terra spesso si tiene la fronte, quindi è segno questo che ha avuto qualche, non sono crampi, spero per lui che siano crampi, vediamo ora se qualcuno ci dirà qualcosa o se riusciamo a vedere cosa si riprenderà. Intanto ci avviamo verso la conclusione del match e questa è quasi l'ora dei bilanci. Sì, diciamo che fino ad ora
il pari è meritato. Il secondo tempo il Borgo è tornato sul terreno di gioco, certamente è tornato sul terreno di gioco pensando di poter magari gestire quel vantaggio iniziale, ma così non è stato. Il pari al terzo minuto del secondo tempo ha dato coraggio alla Futsal, è arrivato anche il 2-1. Da quel momento in poi c'è stato solo il Borgo, è giunto il rigore che ha portato il 2-2, è tornata la palla, diciamo il pallino è tornato in mano ai gialli, ai giocatori della Futsal, e in attacco ora, in questo pochi minuti fa, Favasulli ha avuto l'occasione. 44 minuti e 20 secondi, 2-2, apre Nucera al 15°, pareggia Zaccone al terzo, che poi raddoppia al 24°, definitivo pareggio di Iamonte su calcio di rigore, battuto con precisione, quasi fosse un veterano, un grande esperto dei calci di rigore, con freddezza ma anche con tanta rabbia, Ivano Verducci. Sì, il calcio di rigore bisogna anche avere una attenzione allo scontro tra il portiere e il nuovo entrato Bertone, il giovanissimo Bertone, mi pare si chiami. Sì, Bertone. Secondo il rigore non lo chiamerebbe mai l'arbitro. No, ma questo non era rigore, è uno scontro, ma non è il rigore. Magari bisognerebbe rivedere il primo, ma credo io da qui ho visto che era rigore anche quello che gli è stato assegnato. Un bilancio io ancora non lo farei, perché può cambiare, mancano qualche minuto di recupero, mancherà ancora, e quindi io non dico che finisce in pari, però possiamo benissimo dire, Domenico, che l'arbitro merita un 9. Perché non vogliamo assegnare il 10? A proposito, tu hai mai assegnato un 10? Se fosse possibile glielo assegnerei anche oggi, perché secondo me è uno degli elementi di punta dell'AIA di Reggio Calabria provinciale, che ha tirato fuori tutta una serie di ragazzini. Intanto sta per entrare in campo Ubaldo Nisi. Sì, Ubaldo Nisi, questa mossa tattica di Micormaci io la interpreto come una voglia di vincere la partita, perché è un altro giovane fresco, una forza fresca. Intanto sono state anche accese le luci, in attacco è la Futsal o il Futsal, questo è stato sempre un dilemma, io l'ho chiamato sempre il Futsal Melito, qualcuno la chiama la Futsal Melito. Comunque si riparte con Ielo, sventagliata in avanti per Nisi. Aia, attenzione, Favasulli cambia, c'è Zaccone dall'altra parte, riceve, stoppa il pallone, limite dell'area, scarta, no, non riesce a passare contro Errigo, un altro ex Melito. Intanto rimane a terra il giocatore. Hanno dato tutto quello che avevano in corpo, tutta la birra, ormai sono finite, si gioca con le residue energie, perché nessuno vuole pareggiare. Sì, mi hai convinto comunque sul fatto che le due squadre ancora lotteranno, chissà per quanto, ancora qualche minuto. L'arbitro non ha dato disposizioni per i minuti di recupero, perché dovremmo essere già nei minuti di recupero. Centrocampo, intanto recupera il pallone, attenzione, vabbè, sono sempre due a difendere del Futsal, è uno dei nuovi entrati Bertone, però recupera Parisi, ora centro del campo Manganaro.
si batte veloce. Futsal Melet, attenzione, Zaccone, Favasuli forse in fuorigioco, ritorna, palla che viene data in maniera sbagliata. Ed ecco Zaccone, addirittura viene a recuperare palla a centrocampo, attenzione al fallo. Questa la dice tutta sulla voglia di vincere questo match. Sì, questa la dice tutta sulla voglia di vincere questo match, perché è importante per magari la settimana poi avere quel non so che in più per dire abbiamo vinto il derby. Ma attenzione, un'altra sostituzione, sta per entrare Caridi. Ma l'arbitro non, sì, ecco che viene effettuata il cambio. Sono 6 minuti di recupero, quindi ne mancherebbero 2 ora, perché già 4 sono passati. Sostituzione, non ce la fa più il nostro Martino, ha dato anche lui tanto, però non vorrei, già lo dicevo da prima, Zaccone, hai visto, al 49esimo è venuto a recuperare palla, a recuperarsi anche un fallo qui, batte Candito direttamente in aria, Favasuli, fallo, no, il fuorigioco, ha fischiato l'arbitro. Si continua veloce e forse questo velocizzare il gioco fa arrabbiare la panchina, e lo dico pure io, non bisogna velocizzare in questo modo il gioco, perché è un passaggio errato in quel modo offrire la palla dove ci sono gli avversari. Si potrebbe anche giocare meglio, favorire l'intervento anche del centrocampo, chiedere l'aiuto poi del centrocampo. Comunque il Borgo continua ad attaccare. Nucera, palla lunga in avanti per Bertone, esce, bravissimo questa volta Ida Fortunato, prende un pallone ai limiti dell'area. Domenico, gli ultimi minuti. Ormai abbiamo superato il 50esimo nel corso del secondo tempo, al Saverio Spinella di merito Porto Salvo, sempre 2-2. Potrebbe essere questa l'ultima occasione per i canarini per tentare di tornare in vantaggio. Dovrebbe essere così, mancano 40 secondi, in effetti si spinge in avanti anche Errigo per cercare di sfruttare la statura, e viene preso subito dall'altro pilastro, Calabrò, attenzione al cross dentro, esce, bravissimo Ida a bloccare questa palla. L'arbitro controlla, quando arriva a centrocampo fischierà la fine, lo fischia già prima, 2-2. È il momento di tracciare un bilancio. Sì, è un pari meritato, diciamo che hanno giocato un tempo ciascuno, si può dire, anche se dopo il 2-1 il Borgo ha tentato il tutto per tutto ed è riuscito a pareggiare questa partita difficilissima. Ecco, approfittiamo nella vicinanza, diciamo, fisica di mister Antonio Cormaci, le ha tentate tutte, si segna poco rispetto alla mole di gioco e alle grosse occasioni capitate sui piedi degli avanti canarini. Sì, purtroppo, anzi, abbiamo fatto un grosso match, siamo riusciti pure a pareggiare la partita, non era facile, perché trovarsi sotto in quel modo con degli errori purtroppo, ahimè, grossolani, però ci abbiamo messo il cuore, quindi alla fine è stata una bella partita, penso che le persone accorse al campo si siano divertiti, dovevamo vincere, però come sempre accettiamo il verdetto del campo, anche perché eravamo reduci anche da 2 sconfitte, quindi la cosa che dispiace è che per fare un gol noi dobbiamo fare cose incredibili e poi li subiamo con molta facilità. Questo è il problema, perché su 2 gol abbiamo fatto delle grosse ingenuità, sia nel commettere il fallo, sappiamo il valore di Zaccone, poi sui calci piazzati e non solo, e poi lì c'è stata una lettura sbagliata dei nostri 2 centrali, che per la prima volta che giocavano assieme, comunque devo dire, perché prima del match in nottata sia Sgro ha avuto la febbre e via scorrendo, quindi il problema è
che non dico che l'abbiamo inventato come due centrali, perché sono due ottimi ragazzi e bravi, però in quell'occasione purtroppo hanno letto male e quindi ci siamo trovati sotto. Poi abbiamo avuto sempre, secondo me, il pallino del gioco. Loro sono bravi a attaccare la profondità, avendo sia Favasulli e sia Zaccone, quindi due ottimi attaccanti. Noi abbiamo avuto due o tre palle gol, ricordo due di Focà, due buoni interventi del loro portiere, e questo ha fatto sì che la partita finisse così. Non possiamo fare altro che accettare il risultato del campo. Due momenti importanti, il rigore, è arrivato l'ordine dalla panchina, deve tirare Iamonte. No, si sentiva Iamonte di calciare, di solito il nostro rigorista erano sia Sgro che Nucera o a volte Romeo, quindi sicuramente. Secondo episodio, l'immissione di Bertone, che è andato a quel tiro molto angolato ma un po' debole. Sì, Bertone è un ragazzo di 15 anni, il nostro attaccante degli allievi, all'andata aveva segnato il gol della vittoria, questa volta gli è andata male, però è un nostro valore che noi cerchiamo di crescere e cerchiamo che ci aiuti, anche perché in virtù del fatto dell'infortunio di Romeo praticamente questo potrebbe dargli più spazio in un futuro. Un arbitro ragazzino, 15 anni, che se l'è cavata molto bene. Sì, qualche errore l'ha fatto e tutto il resto, però ci sta, anzi. Secondo me alla fine è stato un ottimo arbitraggio. Prossimo turno? Giocheremo in casa contro il Grotteria, quindi vediamo. Il girone di ritorno comincia con un pareggio. No, nel 2018 abbiamo fatto il primo punto, quindi abbiamo mosso la classifica. Quindi il girone comunque è un po' spaccato. Sì, però oggi era una partita che noi dovevamo vincere, secondo me, come sia quelle che abbiamo perso. Forse, tra virgolette, meritavamo di non vincere con la Ludus, ma non di non perdere, secondo me, ma sia la partita con Polistene, sia quella in casa con San Roberto, non voglio parlare sempre dei soliti degli stessi episodi, ma due palloni dentro volevano dire tre punti se l'arbitro l'avesse visto. Nisi, Cariti, Bertone, c'è spazio per i giovani? Sì, ma noi siamo una scuola calcio, quindi è normale che cerchiamo di crescere i nostri ragazzi. Tu parli di Nisi, ma Nisi giocava con me nei giovanissimi a Saline, quindi è un ragazzo che è stato qualche anno fuori per studi a Bologna e ora è ritornato, quindi la prima cosa che ha fatto è venire a dirmi se poteva venire a giocare ed è stato accontentato. Il Borgo Greganico, nonostante tutto, sta facendo miracoli, perché venendo meno gente come Minicucci, Romeo, Sgro. No, Minicucci è della Futsal, oggi questa partita ha perso un quid in più, perché non ce l'ho scoperto io a Minicucci, però non lo scopriamo noi a Minicucci. Quindi sono stato il primo a farlo giocare in una prima squadra, quindi poi mi ha seguito a Bacalati nell'Under 18 e tutto il resto. Sicuramente, però sappiamo come siamo combinati qua in Calabria, il lavoro non c'è. E se qualcuno riesce a trovare lavoro fuori, purtroppo deve andare, perché la verità è che deve andare e basta. Un ritorno molto atteso, quello di Enrico. Oggi era una partita molto importante, bisognava essere concentrati, l'abbiamo preparata al meglio. C'è da sottolineare che oggi non è una scusa, ma mancava il nostro capitano Sgro e abbiamo cercato di dare il massimo, e oggi spero che abbia vinto merito. Mister Francesco Scordo, Ciccio per gli amici, non avete segnato 4 gol, ma le occasioni ne ha avuto anche di più il merito. Il merito noi? Per merito Futsal. Sì, diciamo che il primo tempo il Borgo
ha giocato meglio nel secondo tempo, abbiamo avuto una bellissima reazione e poi abbiamo preso gol, come tutti avete visto, su una palla che doveva essere calciata fuori, invece si è cercato di giocarla e abbiamo preso il 2-2. E voglio fare i complimenti a tutte e due le squadre per l'impegno e l'agonismo e la correttezza in campo che c'è stata fino al 90esimo. Un grande Zaccuri richiesto da numerose società. Zaccone. Sì, Zaccone può fare e deve fare sempre quello che ha fatto oggi, cioè incidere nelle partite, perché ha le qualità per farlo, solo che ogni tanto ha dei momenti di pausa che bisogna migliorare. Stiamo parlando di quel Vincenzo Zaccone che ha fatto due doppiette in 8 giorni. Sì, sì, ma ne può fare meglio. Io, no, io gli chiedo sempre anche di aiutare la squadra, anche di far gol, anche di darci una mano, di essere più continuo in campo, e lo può fare. È mancato Favazzuri oggi sul piano delle marcature. Sì, però ha avuto due palle gol. Sì, però ha aiutato a corsa, ha aiutato la squadra. Il secondo tempo della mia squadra è stato buono. Primo tempo un merito che si sta riprendendo, che vuole giocare nel girone di ritorno un campionato di alto bordo, specialmente dopo il ritorno tra virgolette di capitan Ciccio Candido. Sì, sì, abbiamo la possibilità, dipende da noi. Se giochiamo come primo tempo ci dobbiamo guardare le spalle, se giochiamo come secondo tempo possiamo ambire a qualcosina in più. Prossimo turno? Prossimo turno Antonimina, mi sembra che andiamo a giocare a Antonimina. Salvatore Ida è abbastanza soddisfatto oggi, certo con la vittoria sarebbe stato ancora più esaltante. Ma è stato un bellissimo derby, dai, ammettiamolo tutti, è stata una partita maschia, combattuta. Ognuno dei giocatori voleva vincerla e alla fine si accontentano un po' tutti. E nel primo tempo, non so se il mister ha detto, eravamo un pochettino contratti nel giocare la palla. E poi nel secondo tempo è uscita la formazione che volevamo, anche se all'ultimo le forze venivano un po' a mancare. Certo, non ci voleva col vantaggio quel rinvio sporco, anzi che io a 54 anni l'avrei buttato fuori. Però purtroppo nel calcio succede anche questo, quando c'è un errore, diciamo così, si fa il rigore e ci può stare. L'elemento più importante di questo match è stato il bon ton, il fair play, il galateo, l'educazione in una parola, perché cosa che non si vede nei derby, questa era una stracittadina. Sì, 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 voglio dire, noi già dall'inizio della partita avevamo cercato, sia noi che il mister del Borgo, aveva cercato un pochettino di stemperare un po' le cosiddette voci che circolavano nel paese, qua. Però ringraziando Dio è andato tutto bene e lo sport ha vinto. Qualche parolina così, ma nel calcio ci sta, voglio dire, non è che possiamo essere tutti dei manichini, però l'importante è che non sia successo nulla, abbiamo giocato tutte e due, ce lo siamo giocati fino alla fine, abbiamo cercato di portare i 3 punti a casa, non ci siamo riusciti, ma va bene lo stesso. Merito anche dell'arbitro ragazzino di 15 anni. Ma dico la verità, mi è piaciuto, anche se un pochettino, non lo so, non vorrei essere manco di parte, ha arbitrato bene, dai, diciamo così, qualche errore così di valutazione e anche di inesperienza, perché i ragazzi lanciati in un campionato di seconda categoria dove purtroppo non è assistito da nessuno, io questo l'ho detto dall'inizio del campionato, purtroppo le società devono fare, visto e considerato che la Lega si becca bei soldini da noi, devono fare qualcosa per venire anche alle carenze che ci possono sono. Essere contenti sia Francesco Catona, il presidente dell'AIA Regina, e sia il designatore per questo elemento nuovo. Mi è piaciuto un ragazzino veramente in gamba, mi auguro che possa andare avanti senza montarsi la testa, come si suol dire, ma non credo, perché l'ho visto abbastanza deciso nelle decisioni, scusate il gioco di parole. Spero che possa fare bene per lui, anche perché se tu ti presenti bene adesso poi puoi anche salire. Comunque l'importante è che questa stracittadina sia stata bella, vissuta da ambe le parti, diciamo il gioco ha vinto, dai.
Melito rilanciato, 6 gol in 2 partite, 4 punti e si guarda al 2018 con rinnovata fiducia. Sì, ora il nostro campionato è un altro purtroppo rispetto all'inizio, alle ambizioni che avevamo, ancora nulla è perso, certo dobbiamo un po' recuperare anche perché Ciccio ha fatto, secondo me, ha fatto, Ciccio Candido ha fatto una bella partita, solo che purtroppo dal fermo di 4 mesi ancora non è in piena efficienza, anche se ha fatto... Avete perso Minicucci ma avete recuperato il capitano. No, non abbiamo perso Minicucci. Minicucci è andato via per motivi di lavoro e ne siamo tutti contenti, contentissimi, perché viene prima l'attività e la professione a cui piace e poi viene il gioco. Se si potessero conciliare, ma difficilmente si possono conciliare le due cose, io auguro tanta buona fortuna a Claudio, perché se lo merita, che è un ragazzo esemplare, educato, un grande giocatore, e quindi gli auguro le migliori fortune di questo mondo. Ciao Claudio, se mi ascolti. Eccolo qua, Iamonte, Vincenzo Iamonte, eroe del giorno, che ha pareggiato su calcio di rigore un tiro impegnativo in quel momento. Ci hai messo tanta rabbia. Sì, è stata una partita un po' sofferta, in quell'attimo mi sentivo di calciare il rigore e ho chiesto ai compagni se lo potevo calciare. E in quel momento ho sentito di tirarlo in quel lato e ho segnato. Poi sei venuto ad esultare sotto la telecamera. Eh sì, ho sfogato un po' la rabbia che avevo dentro. Anche perché hai disputato un buon match. Sì, diciamo di sì, ci stiamo allenando bene, cercando di migliorare sempre e ottenere qualcosa alla fine.